Oggi Enduro Blogger è a Pontinvrea, casa di Vanni Oddera. Sono venuto a vedere due salti, ovviamente in condizione di neve un po' extreme, però ci proviamo lo stesso, vediamo cosa succede. Allora, com'è la situazione? È scivolosissimo, sia in rincorsa che in atterraggio. Ok, fate un altro allora. Vai. Cioè, io ti vengo a trovare, qui ci sono condizioni estreme. Sì. Come la vedi? La vedo come un po' di paura, però magari si fa. Il problema è il primo salto, vedere se tutto tiene. Anche perché in atterraggio è pieno di ghiaccio. Per fortuna hai dei bravi operai qua. Guarda lì, operai del comune. Dai, diamoci da fare. Sembri un rumeno vestito così. Rumeno. Bughi, il miglior amico di Vanni, ma a te non è mai venuta in mente l'idea di provare a saltare? Sì, sì, mi ha fatto provare. Buona la prima, basta. Super Vanni, allora? Allora... E anche oggi ti sei divertito un po'? Un po' sì, alla fine oggi era bello perché era diverso, era più difficile, fattibile, e è stato bello perché quando ci sono queste esperienze nuove mi piace. Quindi, fuck the normal life. Vanni, raccontaci un po' la tua moto. Beh, la mia moto è un KTM 2018 250 SX. Cos'è che cambio per saltare? Cambio le sospensioni, che le faccio modificare, le rendo molto più dure, molto rigide, perché alla fine se la moto è bella dura e rigida, in rampa è più precisa e ci permette anche di correggere tanti errori. Poi comunque con i salti alti che facciamo, se fosse morbida va a impaccare. Qual è l'altezza dei salti? L'altezza è più o meno dagli 11 metri e mezzo ai 12 con il casco. Poi cos'è che vado a fare? Abbassare la sella, la vado proprio a tagliare io, e poi vado a creare questi buchi nel codino dietro che si chiamano grab, dove vado ad aggrapparmi. Altra cosa che vado a cambiare è il manubrio. Gli metto un manubrio con la piega molto più alta, in modo tale da avere più spazio per passare con le gambe davanti alla moto. Altra roba sono i flip lever, sono queste leve che si tirano su per fare dei numeri in backflip. Cosa importantissima è l'ammortizzatore di sterzo in questa motocross. Perché? Perché quando tu lasci il manubrio e ti appendi dietro, a volte lasciando il manubrio non vai sempre via con le mani pari, magari va via prima una o l'altra, quindi ti tireresti il manubrio dietro. L'ammortizzatore di sterzo ti permette di tenere sempre il manubrio dritto. Taglio la leva del freno davanti, perché se per caso mai la vai a toccare, freni il senso di rotazione della gomma davanti. Disastro. Non è che ti va solo giù di muso, ma ti va giù anche pari, tipo fa vela. Frittata. Sì, sì. Meglio quindi, di no allora. Quindi meglio tagliare e poi andarlo a recuperare con questo ditino qua. Beh, allora io mi do a freestyle. Se lo sai lo sai, ma se non lo sai te lo dice il blogger. Ok, dai, la provo. Blogger in rampa. La fase complicata non è il decollo, è l'atterraggio.